tris di vittorie consecutive, quarto posto per il Pescara che ha espugnato Imola senza incassare gol, è la quarta volta che cade dall'inizio del torneo, seconda consecutiva dopo il successo casalingo 2-0 ai danni della Pistoiese. Dato da rimarcare, una sola rete subita nelle ultime quattro gare, ed ora il test probante con l'Ancona Metallica in programma mercoledì prossimo alle 18 allo stadio del Conero. Previsto qualche cambio di formazione già annunciato dal tecnico Gaetano Auteri, l'esordio tra i pali del pescarese Alessandro Iacobucci, classe 91, prenderà il posto di Sorrentino in difesa con Ijanes Drudi, assai probabile l'impiego di Ingrosso che in questo caso sarebbe preferito a Verroli. Dubbio Zappella Cancellotti sulla fascia destra, Rasi confermato sulla corsia mancina, in mezzo Giambo al fianco di Pompetti, davanti non dovrebbe cambiare nulla, Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. L'Ancona di Colavito è la rivelazione del girone, stessi punti del Pescara 31, organico quasi completamente rinnovato, soprattutto una chiara identità a prescindere dagli interpreti. Dopo una flessione fisiologica, tre vittorie di fila come il Delfino con 10 gol realizzati, in totale 34 reti di cui 31 segnati dagli attaccanti, 9 Rolfini, 8 l'ex Fagioli abruzzese di Penne, 7 Sereni, 5 Moretti, 2 Del Sole, infortunato al pari del lungo degente Berardi. Ai margini Papa rientra dalla squalifica Iannoni, classe 2001, che a centrocampo potrebbe soffiare il posto a Deramo, ex Avezzano abruzzese di Piane d'Archi. In attacco forse il teramano Moretti, ex San Nicolò, in luogo di Rolfini. Fagioli e Sereni completeranno il tridente.